Il progetto è proprio quello di arrivare a una copertura pressoché integrale del territorio lombardo, inteso anche intendendo con questo arrivare a coprire anche quelle parti delle grandi città che magari di nuova realizzazione non sono ancora coperte, oppure quelle zone industriali che non sono particolarmente appetibili per gli operatori privati. Regione Lombardia cosa fa? Si rende conto dell'importanza e della necessità sia per i cittadini che per le pubbliche amministrazioni che per le imprese di essere connessi e di essere connessi con la banda larga, avendo già un occhio rispetto a quella che è la banda ultralarga. E quindi ci ha investito in passato e continua ad investirci moltissimo. L'obiettivo che ci danno e l'obiettivo che raggiungeremo con questo ulteriore intervento, che è la realizzazione di un'infrastruttura che poi sarà utilizzata per portare la banda larga, insomma, agli utenti finali, è quello di arrivare al 99,5%, considerando che lo 0,5% che manca è da considerarsi pressoché solo che le cime delle montagne, che ovviamente diventa anche assurdo raggiungere. Quindi di fatto arriveremo a coprire completamente tutto il territorio lombardo e tutti potranno in qualche modo utilizzare uno strumento che è ormai fondamentale come quello di internet e quello della banda larga, sia per la vita quotidiana che per la vita delle imprese. Un ultimo dato per farvi capire qual è la situazione positiva della regione Lombardia: senza arrivare al 18,7% del Molise, cioè della mancata copertura del territorio in questo senso, quando in regione Lombardia sarà lo 0,5 nel giro praticamente di un anno e mezzo, i nostri cugini veneti si aggirano intorno al 6,4%. Quindi la regione Lombardia anche in questo caso è la prima e forse l'unica a garantire un servizio del genere ai suoi cittadini e alle sue imprese. Ecco, questa misura di oggi che impatto ha sull'ambiente, nel senso sulle imprese che cercano di responsabilmente diminuire le emissioni? Beh, abbiamo già visto negli anni passati cos'è l'impatto, la possibilità di usare internet soprattutto per lavorare, che ci evita per esempio di utilizzare un sacco di carta anche solo per comunicare. Ovviamente questa possibilità, in vista soprattutto dell'attività delle imprese, può sviluppare per esempio il telelavoro e quindi la possibilità di evitare di muoversi per il territorio lombardo per lavorare, ma soprattutto dare la possibilità a chi invece, come le donne, preferiscono insomma avere più tempo per stare a casa e per dedicarsi alla famiglia, ma non intendendo con questo rinunciare al lavoro. Quindi senza dubbio un impatto non diretto, ma comunque importante sull'ambiente. Restando appunto in tema di ambiente, lei ha partecipato nei giorni scorsi agli Stati Generali dell'Ambiente a Rimini e ha lanciato i distretti del Green. Esatto, quello che intendiamo fare è una proposta che Unioncamere comunque ha già recepito in maniera positiva. L'idea è quella appunto di creare dei distretti per la Green Economy, volendo con questo confermare l'attenzione che Regione Lombardia e l'assessorato all'ambiente intende dare proprio a questo tipo di nuova economia, in cui crediamo fortemente, perché crediamo che questa sia questa il motivo per far ripartire proprio l'economia lombarda. Ricordiamo che il 18% di tutte le imprese green in Italia stanno in Lombardia. È un dato importantissimo e che ci deve far capire come qui c'è il terreno fertile per fare impresa e per fare impresa verde.